Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi sedicesimo appuntamento del videotag 30 mesi di libri. Sicuramente ormai sapete già che cos'è questo videotag, in che cosa consiste perché lo spiego tutte le volte, ma qualora non abbiate mai visto video di questo genere, andate a vedere in info box perché lì ho spiegato insomma in che cosa consiste in linea generale. Questo è il sedicesimo appuntamento e la domanda di oggi è: qual è la tua copertina preferita? Non è stato assolutamente facile rispondere a questa domanda, anche perché io quasi mai compro un libro basandomi sulla copertina e quindi non ho magari delle copertine stupende nei libri perché magari vado a scegliere l'edizione un po' più economica rispetto magari a quelle che hanno la copertina più bella ma costano di più. E quindi non avevo, diciamo, chiara la risposta a questa domanda. Poi però mi è venuto in mente che ci sono due copertine in particolare che mi piacciono molto. Una mi piace dal punto di vista, diciamo così, più estetico, più grafico. Invece l'altra mi piace perché in qualche modo è capace di suscitarmi delle sensazioni particolari. Ma andiamo con ordine. Vi faccio vedere prima quella, diciamo, un po' più artistica. Si tratta di un libro illustrato. Il libro è questo. Ed è un libro di Peinet. Peinet era un illustratore francese che è diventato famoso negli anni 40 perché ha disegnato, illustrato i classici fidanzatini, gli innamorati. Magari avete già sentito parlare degli innamorati di Peinet e dei fidanzatini di Peinet. Se non sapete nulla di Peinet, in info box vi ho lasciato un link che vi porterà direttamente a Wikipedia e potrete lì leggere brevemente la storia di Peinet. Comunque, questo è un libro illustrato, tutto dedicato a Peinet, e nella copertina c'è una delle sue illustrazioni. In questo caso questa. Siccome a me piace tantissimo Peinet, mi piacciono le sue illustrazioni e comunque veramente mi suscitano tutto il romanticismo che posso avere dentro, perché sapete che io sono romantica, quindi una cosa del genere non può assolutamente non piacermi. E quindi per questo motivo, per il fatto che comunque c'è una sua illustrazione in copertina, questa è sicuramente una delle mie copertine preferite. Spero che riusciate a vedere qualcosa perché c'è un riflesso. Comunque questa è la copertina. Questo è un libro sul quale io ho fatto la recensione l'anno scorso sul mio canale. Era uno dei primi video che caricavo sul canale, avevo aperto veramente da pochissimo il canale e avevo fatto una recensione di questo libro illustrato. Questo è un altro sempre di Peinet. Quindi, se per caso vi interessa vederlo un pochino più nel dettaglio, vedere qualcuna delle illustrazioni che ci sono all'interno, vi lascio nelle schede il video in cui facevo appunto questa recensione, così potete andare a vederlo. Vi chiedo scusa perché ho avuto un calo di voce e io l'ho notato, forse non so voi se l'avete notato, ma comunque tutto a posto, ho solo avuto un calo di voce. Andiamo avanti con l'altra copertina. Questa è la copertina che in assoluto mi piace di più se ci riferiamo a libri normali, tra virgolette, nel senso non illustrati, ma dei semplici romanzi. Questa è la copertina del quarto e ultimo libro della saga Fallen di Lauren Kate. Anche di questa saga io ho fatto la recensione sul mio canale, quindi anche questa ve la lascio nelle schede e vi ho proprio parlato di tutti e quattro i libri, quindi della saga completa. A me questa copertina piace perché ha un genere dark fantasy. E quindi, come tutti i generi dark fantasy, a livello di figure e illustrazioni, mi suscita comunque delle emozioni particolari. Un po', devo dire, un po' di tormento, perché comunque sono immagini queste che lasciano proprio un senso di mistero, di tormento, perché vedete che comunque c'è, tanto è grigia, quindi è scura, poi c'è il cielo nuvoloso, c'è lei che comunque con questo vestito un po' mosso dal vento che guarda verso l'orizzonte, quindi non si sa bene, insomma, se sta bene, se sta male, cosa sta cercando, quindi è in qualche modo è misteriosa come copertina. E a me piace veramente molto, quindi sicuramente questa è una delle mie copertine preferite. Vi faccio vedere anche la parte dietro, che comunque riprende sempre l'aspetto, diciamo, un po' fantasy, un po' dark, così con questo cielo nuvoloso, con queste immagini sul grigio. Però, fra tutti i libri che io ho, questa è veramente quella che mi piace di più.
Su questo argomento direi che non c'è molto altro da dire perché si trattava semplicemente di far vedere una copertina, però fatemi sapere nei commenti qual è la vostra copertina preferita, che sono molto curiosa. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.